tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buonasera, buongiorno e ciao e benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni, da Luciano Nelli. Devo dire grazie, ieri è stata la prima puntata, la 2500 qualcosa, una roba così. Ho detto che diventiamo beautiful, la prima puntata della stagione, quindi grazie, abbiamo avuto subito un bellissimo successo e devo dire che tanta gente ci ha seguito, quindi grazie, grazie davvero. Oggi andiamo, pensate, con Checco Marcella dei Giganti, che poi era lui che la cantava in originale tanto tempo fa, è una ragazza in due, My Lady, no? L'ho incisa anch'io, tra l'altro, vabbè. Poi Juboss Daddy, che con Arrangone, Marco e Alice, e poi ovviamente conosciamoli meglio, e poi ci sarà una mia versione di una canzone indimenticabile, ma ve la presento dopo. E Cristiano Chesi e Mauro Taddei, il paziente e il dottore. È una scenetta particolare, della salute molto, ci abbiamo molto, anche. Molto particolare. E poi, ovviamente, il nostro amico Gabriele Montini, Tu sei l'unica donna per me. Partiamo con la ragazza in due. Dai, allora, che sono Checco Genio, non è solo, ecco, appunto, è con Genio. Genio, Genio e Checco Marcella dei Giganti. Mai le dirò. Vai con i ritornelli. Se verrà, le parlerò carezzandola, certo che il mio amor capirà, e poi mi dirà che ci sta. Perché il suo amor è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo me amerà. In un minuto ancora capirò il perché. Sento lungi da me che si avvicina. Si stofina come pedali che suonano ancora. Questa è roba fina, musica nera, vera. Varcando ogni frontiera, questa sera è sera di ricordi e accordi. Una ragazza in due affinché tu non ti scordi e mordi. E allora un'altra rubrica che non lasceremo mai, anche perché la rubrica ovviamente è dedicata a voi, siete voi che ci fate questa scaletta e queste vostre richieste, ed è appunto il Jukebox Daddy. Sì, e accontentiamo, pensate, oggi? Marco da Prato, che ha avuto buona cura di telefonare quest'estate alla nostra redazione, stava guardando ritornelli sul canale 88 e ci ha chiesto di dedicare a Jessica di Firenze la canzone di Arrangone, Gilda.
e gli abbiamo promesso che sarebbe stata la prima dedica della nuova stagione dei ritornelli, e così abbiamo fatto. Alla grande. Marchio comunque ci ringrazia tantissimo. Il video è Gilda, storico di Aldo Rangone. Storico. E allora... Jukebox dediche. Jukebox dediche. Pigi il bottoncino, vai piano, tu al jukebox. Vai piano tu, che funziona ancora. Già notte inoltrata, ti rivedo danzar nella sala, i rintocchi di un vecchio orologio mi fanno capire come il tempo è volato lontano e il pensiero l'ha preso per mano. Dolcemente cantavi e la gente sognava con te, rosso fuoco i capelli tuoi, sulle spalle bianchissime, un vestito di raso che scalda la fantasia, scene che non vedremo più. Nei miei sogni perduti degli anni passati, sognando di te. Gilda, 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 Gilda. Tempo è volato lontano, il pensiero l'ha preso per mano. Amato mio, dolcemente cantavi e la gente sognava con te, rosso fuoco i capelli tuoi, sulle spalle bianchissime, un vestito di raso che scalda la fantasia, scene che non vedremo più, sono nei vecchi film. Ora il tempo è passato, ma nulla è cambiato, sei sempre così. Ora il tempo è passato, ma nulla è cambiato, rimani così. Un'altra bella novità delle edizioni musicali Bagutti sono Marco e Alice, che a noi piacciono molto, questo fratello e sorella. In questo caso ci fanno ascoltare questa bella canzone che è... Una novità, musica da vivere. Musica da vivere. Bravi ragazzi. E viviamola. Giochi con la musica, giriamo in tondo. Mille piazze, mille notti sulla via. Sempre in viaggio, solo andata e mai ritorno. Mai ritorno. Sulle note della stessa melodia. Capita quando in mezzo al palco c'è una fisarmonica che suona. Muoviti e batti il tempo, passa un reggae lento. Muoviti e ferma il mondo, siamo solo io e te. Senti che tutto intorno suona un reggae lento, ti arriva fino in fondo, musica da vivere. Voglio una musica da vivere, solo una musica da vivere. Io che di emozioni non ne faccio a meno, no no, ora questa gente è la mia family, la mia family. Voglio solo divertirmi senza freno. Senza freno. E passare un'altra notte insieme qui.
quando all'improvviso la vista si illumina, tu balla. Muoviti e batti il tempo, passa un reggae lento. Muoviti e ferma il mondo, siamo solo io e te. Senti che tutto intorno suona un reggae lento, ti arriva fino in fondo, musica da vivere. Voglio una musica da vivere, solo una musica da vivere. Voglio una musica da vivere, solo una musica da vivere. Parte la rubrica per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Conosciamoli meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, amici, ma Enrico Faggioni, ma mi hai lasciato la tua location della canzoncina e sei venuto qui in sala ritornelli? Io infatti mi sembra strano. Scusa, questo è il nostro posto. Tu devi stare nella tua location della canzoncina, con la tua magica e rinnovata chitarrina, vedo, caro Enrico Faggioni. Ma che restyling mi hai fatto fare? Oggi faccio l'intervista alla chitarra. Sì, sì. Perché devo dire che io e Luciano Nelli siamo un po' gelosini, perché questa chitarra mi sta facendo il giro delle televisioni concorrenti. Mi hanno detto che l'hanno vista a Forum. Che ce l'hai a fare con la chitarra a Forum, tu? La nostra chitarra di ritornelli. Ma davvero, Enrico, raccontaci le novità. Ti raccomando, vado un po' in indietro. La prima volta che andai a Forum mi fece fare una parte seria. A te? Sì. A Enrico Faggioni? Sì, sì. E infatti non mi divertì per niente. Infatti mi richiamarono e io dissi, no, guarda, io le parti io sì, non mi piace. Invece mi ha chiamato una ragazza di Viareggio, che è una produttrice, insomma, un'autrice, anzi. E mi ha detto, guarda Enrico, ci sarebbe da fare una parte vivace. Oh. Vivace proprio di... Ho detto, guarda, ma lo sai che io suono la chitarra? Bene, allora nel provino fai, mettici anche la chitarra. Oh, sono andato a Forum a suonare la chitarra. Quindi il merito della tua partecipazione al Forum è stata la chitarra. Complimenti, decorata benissimo, insomma, veramente rinnovata, ma funziona, facci sentire. Cosa hai fatto a Forum? Cosa ho fatto a Forum? Dai. Allora, mi hanno fatto cantare. Allora canta. La Colombelli dice, visto che siamo a Roma, mi fai più piacere, fateci largo che passa voi. Sti giovanotti desta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo sterrino ci ha messo l'acqua, e noi è dimo, e noi è famo, ci ha messo l'acqua e non te paga. Però lì è andato tutto bene, Enrico, pagato, tutto a posto? Sì, sì, certo. Bene. No, perché... E quindi, altri progetti, oltre ad essere sempre fedele a ritornelli? Altri progetti? Guarda, si è fatto un CD. Oh! Un CD insieme a una cantante livornese e si è fatto... ha avuto anche successo questo CD. È un CD di duetti. Oh. Ora il prossimo sarà di 2,5 e ci si metterà anche più. Amici, io ero seria, ma con Enrico Faggioni non si sa mai. Guarda, ti riospiterò nell'angolo di Conosciamoli Meglio proprio perché ti vogliamo tanto bene. Enrico Faggioni. Da un ballando le cupole di qualche mese fa, e devo dire, devo ringraziare gli amici di Telecupole, tutti i ragazzi, sì, le ragazze, tutti quelli che si danno a fare, strepitoso. E anche la cucina, devo ringraziare la famiglia Toselli, la famiglia in Toselli intera. Grazie, in ogni caso in quella serata ho presentato questa mia versione di una musica indimenticabile del grande Lucio Dalla, che è Per America Caruso. Sì. E allora Caruso da Luciano Nelli per voi. È una catena ormai.
scioglie il sangue di te vene, sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. È una catena ormai e scioglie il sangue di te vene, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Nuova scenetta, sono il paziente di il dottore, sono Cristiano Chedi. Non è l'angolo della salute, insomma, vi rassicuriamo. Vabbè, comunque, a casa. Però, andiamo a vedere che cosa non combineranno mai questi due insieme, poi mamma mia. Ecco. Vabbè, ecco, la scenetta per voi. Oh, signor Chesi, buongiorno, ma buongiorno. Cos'è che non parla? Vedo strano oggi. Oh, dottore, io vengo troppo presto, vengo subito. Probabilmente lei soffre di eiaculazione precoce. Dottore, per precoce, veloce, velocissimo, è un macello. Questa è una situazione brutta, molto brutta, veramente brutta per lei. E allora, anche con quelle brutte, non vengo subito anche con quelle brutte, lo so. Ma quanto presto viene? Mi faccia capire. Una Ferrari? Un testa rossa. Un testa rossa, bionde, castane, io guardo anche con tutto. Quindi lei ha un rapporto problematico con l'apparato genitale femminile?
Sì, con la vagina. Eh? Con la vulva. Signor Chesi, con la foto. Che bella venuta, guarda la balla che ti passa, che ti passa anche il mal di testa. E se per caso ancora non ce l'hai, balla e più felice tu sarai. Un bel videoclip girato da Canzionelli per Gabriele Montini di una canzone indimenticabile che Tu sei l'unica donna per me. E lui è molto bravo, ha una bellissima orchestra e allora lo presentiamo molto volentieri per voi. Gabriele Montini, Tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi, è triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando siamo insieme noi, è triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me, il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via, se ti perdo non ho più nessuna ragione. Sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. E con questo vi salutiamo, ciao, continuate a stare sempre con noi, mi raccomando, noi ci siamo con voi tutti i giorni, Paola Belloni, Luciano Nelli e Ritornelli. E ci vediamo domani, ciao. Quanti ritornelli